Voglio ringraziare il professor Rossi dell'occasione che mi dà di commentare questo libro, ma soprattutto vorrei ringraziare l'amico Viano per darmi avuto l'occasione di leggerlo. L'ho letto con molta, molto affetto e anche con una intima convinzione che forse pervade tutto il libro e che poi è stato già detto e non voglio ripetermi, dell'uso della parola, che infatti non è usato, della coscienza e delle sue complesse ambiguità. Ambiguità lo è certamente, e forse mi ha molto così intrigato questo parola, la scintilla. In realtà subito dall'introduzione ho capito che la scintilla in realtà è la reazione, diciamo, di chi, e qui mi riallaccio al suo discorso, sente qualcosa dentro nel senso che vuole in qualche modo separare il bene dal male. Questo è un problema assolutamente complesso e la complessità di questo, io l'ho vista così, ho fatto un po' una lista di tutte le ambiti, di tutti i titoli in cui il libro si articola, dove c'è la parola coscienza. Badate bene che la coscienza non è mai definita in nessuna parte. Questo secondo me è un motivo di esemplificata nel raccontata la mistificazione, l'uso improprio, il travestimento, l'ambiguità, ma non è mai definita. E non è mai definita proprio perché si ritiene che è un sostantivo ambiguo, il cui significato è da chiarire, che è stato tra l'altro molto discusso e vorrei farlo. Ma vorrei, prima di discutere il problema coscienza, anche se chiaramente lo posso fare in maniera molto riassuntiva, ma non cercherò di farlo, vorrei dire quali sono i sottocapitoli del titolo. Li ho trascritti e sono tutti aggettivati, cioè o sono aggettivati o sono accoppiati, non c'è mai la parola coscienza da sola. Le armi alla coscienza, la buona coscienza, coscienze deboli, fede e buona coscienza, la coscienza del soldato, la coscienza dell'imperatore e anche la coscienza del re, non nello stesso caso. La coscienza erronea, e qui si incomincia in qualche modo a mettere in crisi questo sostantivo, la coscienza tranquilla, l'incoercibile coscienza, il rifugio della coscienza, la coscienza tenera, e anche questo è un bellissimo aggettivo, il rifugio della coscienza, la coscienza, l'indomabile coscienza, la coscienza e l'onore, mente e conoscenza, la coscienza collettiva, e qui passiamo a un altro livello, diciamo, di discussione, la coscienza ammaestrata, scienza e coscienza, e questo forse è il capitolo che hai svolto in modo esemplare prima di me, e poi l'ultimo, la coscienza. Queste aggettivazioni danno già l'indice, tra l'altro sono nell'indice, di come c'è una sotterranea storia del concetto di coscienza, pur senza definirla. Cioè l'interesse di questo libro è che in realtà racconta delle storie di coscienze, ma queste storie di coscienze non vengono mai definite. Io non voglio ripetere tutto quello che è già stato detto, forse è già stato detto molto, moltissimo di quello che anch'io avrei voluto dire, ma dal momento che ho visto nell'indice che ero l'ultimo e dal momento che l'ultimo ha il privilegio di dire delle cose sperabilmente diverse da quelle
persone precedenti, io vorrei accettare la sfida e cercare di condividere insieme a voi un aspetto che secondo me è importante e che è sotteso a questo libro, ma forse non è esplicitato, e di discutere che cos'è questa benedetta coscienza, come la possiamo definire, che sia localizzata forse nel cervello, è probabile, anzi io credo che sia abbastanza assodato, ma già da partire dalla parola in sé, che è di uso molto comune, nel senso che la usiamo oggi, l'abbiamo usato più di molte, molto spesso, ma copre un numero di funzioni differenti, intanto per ricominciare. E fino a tempi recenti una sua definizione esatta è sempre stata, è sfuggita, insomma, si è sfuggita sia ai filosofi forse consapevolmente, sia ai psicologi e sia alle persone che si occupano oggi di neuroscienze. Direi che il termine è usato per descrivere spesso una consapevolezza di sé, come nell'espressione ho dato coscienziosamente ascolto. Altre volte invece la coscienza è descritta semplicemente come uno stato di veglia, come è tornato cosciente dopo un intervento chirurgico. Ora, la cosa più problematica, che almeno io credo di ritenere, pone molte, incertezze in tutti noi, è che qualsiasi teoria della coscienza deve alla fine fare riferimento ad una esperienza introspettiva, a una sensazione di sé, a una sensazione del sentire. E questo fenomeno non è molto facilmente, anzi molto difficile e accessibile alla ricerca scientifica. Riferisco teorie, certamente non mie, non ne ho la competenza, ho solo letto qualcosa, ma per esempio Schladren, che è una persona che la Columbia University ha sviluppato questo tema, crede di avere una caratterizzazione più coerente e comprensiva della coscienza, ed egli sottolinea che diversi attributi possono combinarsi principalmente in due componenti: una che deriva dalla prospettiva psicologica, neurologica e empirica, e una che deriva dalla prospettiva filosofica. Direi che uno dei meriti di questo libro, che io ho apprezzato molto, è quello che queste due prospettive vengono continuamente mescolate. E una che deriva appunto, la prima, quella psicologica, neurologica, si concentra su aspetti della coscienza che sono connessi ai vari stati di veglia, ai vari stati di risveglio, e soprattutto, e questo è trattato nel libro, nell'interazione con l'ambiente. In questo contesto l'assenza di coscienza si riferisce a condizioni come il sonno, di stati di minima coscienza o di coma che non consentono un'interazione. Per contro, la prospettiva filosofica sottolinea i processi mentali che partecipano di caratteristiche che sono tutte soggettive, personali, come la consapevolezza cosciente di sé. E questi aspetti della conoscenza danno luogo alla nostra capacità di introspezione e di narrare una storia e al senso che noi abbiamo sul quale pongo dei seri perplessità, il senso del libero arbitrio. Damasio, che probabilmente tutti noi conosciamo, si riferisce a questo aspetto soggettivo della coscienza come lo definisce il processo del sé, e in tale processo, osserva Damasio, costruiamo delle immagini mentali soggettive in risposta agli stati del corpo, proprio come sperimentiamo in azione consce di risposte, consapevoli in risposta a quegli stati. Gli aspetti della coscienza che derivano dalla prospettiva filosofica soggettiva sono comunque problematici, perché in realtà è difficile un'esperienza introspettiva renderla accessibile alla nostra osservazione. Tuttavia, negli ultimi anni, di questo vorrei un po' parlare anche molto velocemente, si è verificata una sorprendente, almeno da quello che posso capire io, convergenza su un insieme di concetti centrali
che sono oggi inclusi in gran parte delle teorie che si amalgamano alla prospettiva psicologica e neurologica della coscienza. Questa convergenza, diciamo, tra l'aspetto filosofico e l'aspetto, chiamiamolo scientifico, anche se non era aggettivo giusto, si basa sulla scoperta che la nostra capacità cosciente di riferire un'esperienza di percezione deriva dall'attività spesso sincrona nella corteccia cerebrale che emerge un po' di tempo dopo la presentazione di uno stimolo e che poi questo segnale viene poi diffuso globalmente ad aree critiche della corteccia parietale o prefrontale, ma questi sono dettagli. E questa diffusione che sperimentiamo con uno stato cosciente di percezione, molto recentemente Crick, in realtà più che Crick, Koch, Crick è quello che Crick e Watson, che aveva scoperto insieme a Watson la doppia elica, hanno suggerito che la coscienza comporti la formazione di una coalizione stabile di neuroni, sono le sue parole, situati in tutto il cervello, ma in cui la corteccia prefrontale ha un ruolo essenziale. E Bernard Bass ha inglobato alcune di queste idee di una concezione della coscienza che ha chiamato teoria dello spazio d'azione, che da allora è stata adottata da vari studiosi della biologia della coscienza. Secondo questa teoria, la coscienza corrisponde alla momentanea e attiva esperienza soggettiva della memoria breve. Sostiene infatti che la coscienza non sia localizzata in una singola sede, ma che possa essere attivata a livello preconscio in un certo numero di siti differenti, i quali sformano una rete capillare che poi si estende. Poiché l'informazione diventi disponibile alla coscienza, questa informazione che è preconscia, proveniente da questi siti, deve essere diffusa al cervello nel suo complesso. Secondo questa teoria, la coscienza è la disseminazione di informazione preconscia. E ha rappresentato uno degli autori di questa, che si chiama Bass, metaforicamente nei termini di una rappresentazione teatrale che cerco di fare, di rendere. Un riflettore luminoso focalizzato sull'azione di quel momento, secondo un castano a truppi invisibili che non fanno parte dell'azione dedicata, e terzo il pubblico. La metafora rappresenta la mente nelle sue funzioni sia consce che inconsce. Quelle consce sono rappresentate dal riflettore che illumina una parte o l'altra dell'azione, e il cast e il pubblico la parte invece. Quello che conta è l'interazione tra questi tre partner, non l'accensione di uno dei tre. Perciò in questo teatro la coscienza corrisponde al riflettore e puntato sul vettore al centro della scena. E dal momento che la coscienza può portare solo una quantità di informazione alla volta, in ogni momento il riflettore illumina solo una piccola parte del palco e solo alcuni membri del più vasto cast di attori della troupe. L'azione illuminata sul palco, che è il contenuto, diciamo, di questa scena, corrisponde alla nostra memoria, memoria breve, per ogni singolo evento, e un ricordo che dura solo dai 16 ai 30 secondi. Il contenuto cosciente è poi diffuso e distribuito agli altri, e tutti i membri del pubblico e molti degli attori e dei membri della troupe, una vasta schiera di reti cerebrali inconsce, specializzate e autonome, che contribuiscono alla piccola quantità di informazioni cosciente che è illuminata dall'attenzione. È ovvio che il quadro che vi ho fatto, la parte che ha rappresentato Freud, che fu il primo a sottolineare gran parte che la nostra vita mentale è inconscia e che a noi si rivela non solo attraverso il punto di vista limitato della coscienza, perciò la coscienza illumina solo una parte. Una nuova comprensione del ruolo dei processi mentali inconsci è stata ottenuta grazie a una serie ormai classica di esperimenti condotti da Benjamin Lyon presso l'Università della California, seguendo o sviluppando una ricerca precedente con un esperimento in cui si chiedeva ad alcuni soggetti di alcalizzare un dito ogni volta che si sentivano di farlo.
posizionando un elettrodo sul cranio dei suoi soggetti, e spero che questo sia avvenuto non nel modo che attivi tu, confermò che un po' meno di un secondo, cioè meno di 1000 millisecondi, prima che la persona alzasse il dito, si presentava un potenziale elettrico di preparazione, così gli è stato chiamato. Perciò poi si confronta la quantità di tempo trascorsa tra la volontà di movimento della persona e il verificarsi di questo potenziale elettrico, e sorprendentemente scoprì che il potenziale di preparazione non appariva dopo, ma appariva 300 millisecondi prima che la persona si sentisse di muovere il dito, che è un fatto assolutamente eccezionale. Così, semplicemente osservando l'attività elettrica del cervello, Leiber poteva prevedere ciò che una persona avrebbe fatto, ancor prima che essa fosse effettivamente consapevole di aver deciso di farlo. Questi studi poi sono stati approfonditi anche recentemente, nel 2011, l'Università della California a Los Angeles hanno studiato il cervello di pazienti sottoposti a interventi per epilessie e hanno scoperto che l'attività di un gruppo relativamente piccolo di circa 200 neuroni, cioè 150 neuroni del nostro cervello, predice la volontà di muoversi. Questo risultato è coerente con l'idea che la nostra sensazione di volere può essere semplicemente una lettura, magari imprecisa, dell'attività in corso delle aree cerebrali che controllano un'azione volontaria. Allora, se un'azione è determinata nel cervello prima che sia scelta consapevolmente, dov'è la nostra scintilla? Dov'è il libero arbitrio? E questo è poi il punto della scintilla di Cremino. Le ricerche più recenti suggeriscono che il nostro sentimento di volere un movimento è solo un'illusione, una razionalizzazione ex post di un processo inconscio, proprio come quel rapporto che si fa tra il sentimento e l'emozione. Quali scelte possono essere effettuate liberamente, anche se non consapevolmente? E la decisione cosciente ha qualche relazione causale con l'atto oppure no? Vedete che i problemi oggi si risolvono se si comunicano da si può. È chiaro che questo accenno sui processi di pensiero inconsci nell'uomo, ho citato Freud, ma mi è risulta, ma questo qui chiedo conferma a chi più esperto di me, che anche Schopenhauer aveva avuto qualche accenno su questo aspetto del conscio e dell'inconscio. Ma in realtà non sappiamo esattamente quale ruolo abbia l'inconscio in queste condizioni complesse. Tuttavia, l'idea che i processi mentali inconsci siano in grado di gestire contemporaneamente diversi elementi in modo ordinato, laddove la nostra attenzione cosciente non può che concentrarsi su un numero limitato di informazioni, ha portato uno psicologo sociale olandese, molto recentemente, a proporre un concetto molto interessante del nostro processo decisionale, che elabora pensiero inconscio e pensiero cosciente in diverse eventualità. Ora, lui ha fatto poi una considerazione che è una considerazione interessante, nel senso che ritiene che il pensiero conscio rappresenti solo un frammento della potenza di elaborazione complessiva del cervello, ma più di questo, che in fondo era già, non dico noto, ma comunque discusso, può essere superiore a questa nel caso di semplici decisioni quantitative che presentano solo poche opzioni, come capire la direzione da prendere in autostrada o risolvere un problema limitico. Il pensiero cosciente viene però rapidamente sopraffatto dalle decisioni qualitative complesse con molte possibili soluzioni, cioè lui ritiene che quando ci sono molte possibili soluzioni l'inconscio in realtà agisce con molta maggiore accortezza. E come scegliere qualsiasi altro tipo che sia più complicato di questo? Questo perché la coscienza recluta l'attenzione
che però può esaminare come il faro nel palco solo un numero limitato di possibilità e spesso solo una alla volta. Al contrario, il pensiero inconscio comprende una vasta rete di reti cerebrali specializzate, autonomi, che sono in grado di trattare indipendentemente un numero molto alto di processi. E Disterhuis, questo è il nome, sostiene che poiché una grande quantità di memoria è inconscia, vale a dire la memoria cosiddetta procedurale, il pensiero inconscio è superiore nelle decisioni che richiedono un confronto tra più alternative contemporaneamente. E fa un esempio che anche noi sperimentiamo, cioè quando siamo di fronte a una decisione molto complessa ci si dice beh dormici su, e questo in realtà obbedisce ad una complessa elaborazione della parte inconscia della nostra coscienza, se noi possiamo chiamarla così anche se è complicata chiamarla così, che obbedisce ad una a una ambiguità delle ambiguità, cioè il fatto che noi dal inconscio in realtà non riusciamo poi dopo a misurarne bene tutta la complessità, ma magari è proprio l'inconscio che dà soluzione a problemi complicati. Si sono fatti esperimenti su questo e si è visto che in realtà molto spesso quando c'è da scegliere tra alternativi complesse, la scelta ha molto più valore quando si basa su un pensiero, su una scelta sull'inconscio piuttosto che sul consapevole. Questo è un risultato che sembra paradossale, ma non lo è poi così. E io credo che questa disquisizione, che può apparire un po' fuori dal seminato rispetto a quelle precedenti e al libro, in realtà ci aggiunge una dimensione che io ho colto in questo libro, ricordo molto spesso, e cioè che le tracce per in qualche modo indicare le strade della coscienza sono molteplici, complicate, ma questo non ci toglie la sfida e l'interesse di studiare.